Allora, rieccoci insieme, vediamo appunto perché dalla regia mi segnalavano che è arrivato un messaggio, vediamo, lo possiamo leggere e intanto procediamo anche con gli annunci. Allora, un'altra figura interessante, chi è? Tanto cambiamo, per il primo messaggio, quello qua. Valeria, abbiamo bisogno di tanta voglia di incontrarci di nuovo, ma pur sempre con grande attenzione. Ho passato un'estate dove tenevo alla larga tutti, ma poi mi sono reso conto che non vivevo. Un'estate molto arida per gli affetti. Questo è estate, poi figurarsi l'inverno come sarà. Questo è un bellissimo messaggio che non fa altro che confermare quello che abbiamo detto prima, che per vivere da soli, noi abbiamo bisogno di sentirci vivi proprio con gli affetti, naturalmente con le dovute cautele, questo è certo, dobbiamo prendere atto del momento in cui siamo e voglio dire, non è che uno si mette a giocare a pallone in mezzo all'autostrada. In autostrada stai attento e vai con la macchina nella tua corsia. Di conseguenza noi adesso che abbiamo questo tempo storico dobbiamo prendere atto della situazione, comportarci bene, ma non per questo dobbiamo diventare aridi come ha detto questo signore, penso. Ma poi tra l'altro a un certo punto veramente basta tenere delle distanze di sicurezza. Sì. 2 metri purtroppo ci sono, però piuttosto che dopo dover condividere certi amicizi in ospedale. Sì, decisamente. Poi bisogna dire che siamo in un momento storico in cui la tecnologia aiuta, secondo me. Assolutamente. Perché comunque abbiamo la possibilità di incontrarci lo stesso virtualmente, videochiamarci, approfondire dei rapporti senza dover utilizzare la mascherina, mentre negli anni della peste non era possibile. Assolutamente sì. Ma poi ho visto che quando gli anziani sono anche ben organizzati. Sì. Mi era colpito con un punto di ritrovo vicino a una parrocchia, un giardinetto, tutti posizionati sulle panchine, belli distanziati, alcuni con le mascherine, ma stavano là ore a chiacchierare, ho detto aspetta, organizzatissimi. Ma l'importanza di quei momenti là. Sì. Adriana, 30 anni, parrucchiera, caratterialmente tranquilla, credo nell'amore, quello vero, sono libera, lavoro come parrucchiera e massaggiatrice in campo olistico, quindi una persona, una tipa particolare. Ma dobbiamo passare a quei due iscritti che ci hanno tanto raccomandato di dire il loro annuncio, perché altrimenti non facciamo in tempo a dirli. Allora, ricordiamo che Adriana è una bella ragazza ed è libera, quindi se siete interessati chiamateci 347 80 28 197. Ecco, quindi perfetto. E vediamo invece i due di cui accennava Valeria. Esatto, allora delle due persone che ci hanno raccomandato, uno è Nicola, che ha 40 anni ed è un ufficiale dell'esercito. Nicola, un bel tipo, eccolo qua, sportivo, ufficiale dell'esercito, bella presenza, sportivo, dinamico, socievole, spontaneo e serio quando serve. Per me l'onestà e la fedeltà vengono al primo posto. È una persona di sani valori, è una, secondo me è una brava persona, piacevole, poi anche riservato, ecco, lui l'ha scritto serio quando serve, secondo me la parola più giusta è riservato, perché comunque è una persona che non si apre subito, vuole prima testare chi si trova di fronte. 1,85, un bel tipo, abbronzato, ufficiale dell'esercito, quindi sicuro, una posizione buona. Chi cerca? Cerca una coetanea. Ah, una stranamente, infatti, perché gli uomini di solito puntano sempre in basso, invece, cioè in basso di età intendo, certo. Invece lui cerca una coetanea, quindi attorno più o meno alla sua età, anche qualche annetto in più non guasta. Ma ha delle richieste particolari, titolo di studio? Beh, lui se non sbaglio è celibe, senza figli, quindi è libero. Il suo desiderio sarebbe quello di creare un nucleo familiare, una famiglia, però anche qui, sempre con i dovuti tempi. Cioè, beh, ovvio, prima conosci, se amicizia, prima ci si conosce, poi casomai si pensa al resto. Allora, invece l'altra persona che se non la leggete poi viene a farvi rimostranze. Giorgio, che ha 60 anni. Vediamo dov'è Giorgio. Aspetta. Ok, che caratteristiche ha? È un consulente aziendale, anche lui alto, sono tutti alti oggi, e fisicamente sta bene, occhi verdi, capelli brizzolati, è un tipo molto carismatico, affascinante dal mio punto di vista, ha tante cose da dire, le sa dire in modo elegante, garbato, e, battuta pronta, verissimo. E quando tiene snello, sì, fisicamente anche lui è un bel tipo, alto, l'avevo infatti detto. Quanti prima. Quanti anni hai detto? 60. Ah, 60. Giovanile come aspetto, e lui dice, ecco, quando tengo a qualcuno do tutto me stesso, e lui è una persona che proprio si dedica, lui mi ha detto io ho bisogno di avere qualcuno a cui dare tutto me stesso, perché da solo mi sento vuoto, e lavora? Quindi cerca proprio questa persona, è un consulente aziendale.
Quindi ha dei tempi, insomma, umani? No, se li gestisce normalmente, orario giornaliero, lavora dal lunedì al venerdì e poi weekend e le sere le ha tutte libere. Chi cerca? Cerca una donna che vada più o meno dai 50 fino ai 58 anni, anno più, anno meno, e comunque di bella presenza, perché lui è un bel tipo. È alta. E abbastanza alta, perché magari si ricorda alta. Quindi. Sì, perché lo ricordo, perché lui è alto 1,90. Ah, addirittura. Sì. E quindi sì, dal 1,70 in su, ecco. Per il resto sì, non ha particolari esigenze, nel senso che lui vuole proprio vedere chi si trova di fronte. E poi tanti, secondo me, hanno questo approccio ed è quello più corretto. Tipo molto giovanile, veste sia casual che elegante, sì, si sapore bene. Carissime, ho 74 anni, con due matrimoni sbagliati, ma vi garantisco che per voi sbaglierei anche la terza volta. Un vostro affezionato Paolo. Paolo, mi fai sorridere, meriti il premio solo per questo. Bravo Paolo! Sì, in ferie sono andata ad acquistare l'olio biologico e un signore sulla sessantina che aveva l'azienda biologica mi ha detto che lavoro fai. Ho detto, sapesse, ho un'agenzia matrimoniale. Mi fa, io mi sposo l'11 settembre, cioè l'altro ieri. Mi sposo l'11 settembre per la seconda volta. Lei cosa dice? Sbaglio. Ho detto, bravo, bravo. Bravo! Anche perché a 60 anni io sono convinta che una persona non fa l'errore che fa magari a 18, a 20, a 25, a 30. A 60 anni uno è più strutturato, ha avuto delle esperienze, quindi è una cosa più valutata, di più, più calibrata. E allora ero felice che questo signore si sposasse per la seconda volta. È dato entusiasmo. Sì. Bene, è bello questa cosa qui. Ci abbiamo qualche altro annuncio da vedere prima di c'era anche Alberto, che è un operatore cinematografico. Ah. Anche lui è alto, quindi oggi abbiamo fatto questo proprio meno, l'escalation. Questo meno, 1,78. Sì. Ecco. Dai, più normale, dai. Sì, dai, media statura. Eccolo anche qua, lui ha 54 asciutto. Anni, operatore cinematografico. Bravissimo, lui. Occhi scuri, capelli neri, quindi molto... Sì, mediterraneo come aspetto. Non fuma, cosa bella, perché tantissime donne mi dicono no, per carità, senza fumo. E è un tipo buono, è proprio una persona di animo buono, riservato, ma ad alcuni non piace sentirsi dire buono. Perché? È un'arma a doppio taglio, perché a volte è buono, sembra uno che si può prendere in giro. Invece... Lui è buono nel senso che ha di sani principi, non è una persona che guarda il proprio interesse... non è egoista, è proprio una persona sana, una persona leale e sincero. Sì, esatto, affidabile anche. Quando dice una cosa sai che non sta costruendo grandi castelli, sta dicendo quello che pensa. Questa. Poi dice, nel tempo libero mi dedico ai viaggi, quindi è anche un tipo interessante, amo le mete calde e il mare. Pratico sport per tenermi in forma, quindi anche un aspetto fisico curato. Trekking e mountain bike sono le mie due attività prevalenti. Autonomo e indipendente, sono libero da legami e credo ancora nell'amore. Vorrei conoscere una persona tranquilla, sincera, affettuosa e solare, da far diventare il centro delle mie attenzioni. Oh, che bello questo profilo. Questo sì, è una brava persona, è quello che intendevo con buono. Non bisogna prendere sotto gamba il fatto che sia buono, perché magari trovarli. Allora, è arrivato un messaggio, un caro saluto, vediamo se la regia gentilmente ce lo rimette in onda, che era un saluto per voi. Un caro saluto a Valeria e Bianca del Club di Più, spettacolari, Francesco da Padova. Grazie Francesco, abbiamo bisogno di queste vitamine affettive. A proposito di vitamine affettive, come vanno le tue vitamine dell'orto? Ah, benissimo, benissimo, io sono con un grande affare nel mio orto. Buongiorno, ho constatato che quando ci si innamorano si vedono i difetti dell'altra persona. Complimenti per la ripresa delle dirette e alla conduttrice bellissima e le sue ospiti. Ecco, grazie. Oggi ci riempiono di complimenti, siamo fortunatissime. È la settimana della riprendere, ricominciare, quindi per questo. Un consiglio, un suggerimento che volete, che vi sentite di dare, quindi in qualche modo riprendiamo la stagione come con la scuola, no? Dopo l'estate, un periodo un po' particolare, poi si riprende, si spera di prendere al meglio. Valeria e poi Bianca, velocissime 2 secondi. Sì, sì, per me il suggerimento è proprio quello, vivere oggi, vivere ora, quindi se dovete prendere delle decisioni, conoscere delle persone, fatelo, e ora. Ora. Perfetto, Bianca velocissima. Per me sorridete anche dietro la mascherina, perché il sorriso si vede dagli occhi. Bella questa, bella cosa qua, bellissima infatti.
Valeria, grazie. Bianca, grazie. Buon lavoro, ci vedremo presto naturalmente. Certo. A voi, grazie di aver partecipato. Scrivete, telefonate ai numeri di Club di Più naturalmente. Vabbè, se girate a noi le mail, noi le reinoltriamo, non c'è problema. Ma i numeri telefonici sono quelli di Club di Più, che dopo non si creano misunderstanding. Grazie ancora, buon proseguimento. Noi ci vediamo domani. Buon lavoro.